Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giasoni Crash e oggi, dopo tantissimo tempo, perché veramente tantissimo tempo che non registro un video per YouTube, sono di nuovo qua a portarvi un video, spero anche interessante. Infatti oggi volevo fare con voi, come avrete letto dal titolo, l'unboxing della nuova confezione della Nintendo Switch, quindi Special Edition versione Animal Crossing. Tuttora, adesso che sto registrando il video, non mi è ancora arrivata. Oggi è il 20, quindi niente, incrociamo le dita e speriamo che arrivi appunto oggi in giornata. Poi intanto volevo anche chiarirvi dei dubbi che magari potrebbero esservi sorti, come magari sono sorti a me, possono venire anche a voi tranquillamente. Quando arriverà la console verificherò se è la versione 1 o la versione 2. Cosa cambia fra versione 1 e versione 2? Semplicemente cambia il fatto che nella versione 2 la batteria è migliorata e è la versione quella che è uscita nel 2019, mentre invece la prima versione, quella del 2017, la batteria dura di meno. Quasi sicuramente sarà la versione numero 2, è uscita ad agosto del 2019 se non sbaglio. Punto numero 2, cosa che volevo dire che non tutti dicono: il gioco di Animal Crossing pesa 6,5 giga all'incirca, oscilla dai 6,5 ai 7 giga, e quindi io prima di giocarci penso che ci vorrà qualche ora, sì, molte ore in realtà, per scaricare 6,5 giga. Ma al di là di questo, ci vediamo adesso, sperando che appunto sia arrivata la console. 6.5 hours later. Bene ragazzi, niente, aggiornamento sulla situazione. Oggi è il 20, non è arrivato nulla, quindi grazie mille sito che non me l'hai mandato il giorno del day one. E quindi niente, mi toccherà aspettare, soprattutto perché oggi è venerdì, quindi neanche da dire che mi possa arrivare domani, perché domani è sabato e i corrieri non girano. Quindi niente, ci vediamo quando arriverà il gioco. Ok ragazzi, allora buongiorno, oggi è il 23 marzo, la Switch che doveva arrivarmi il 20, vabbè, è arrivata oggi il 23 marzo. Dopo tanti casini, dopo tante peripezie, infatti vi faccio vedere la spedizione, cosa è successo. È stato spedito il 22, che il 22 era domenica, poi dopo era in transito il 1 gennaio del 2001, e poi è stato consegnato il 22, che appunto era sempre domenica. Io sinceramente a sto punto non sapevo nemmeno se arrivasse o non arrivasse, prima o poi, mai più, boh, non lo so. Quindi adesso non perdiamo troppo tempo e quindi iniziamo subito l'unboxing. Ok ragazzi, allora siamo qua appunto nell'unboxing della Nintendo Switch in versione Animal Crossing. Eccola qua, questa è la confezione, anche come è pacchettata, un po' a caso onestamente nella plastica, ma va bene. Ho censurato ovviamente l'indirizzo, ma questo vabbè, si sapeva. E adesso andiamo ad aprirla con delle forbici. Abbiamo anche il cameraman, che è mio babbo, ciao babbo, e appunto adesso vi farà vedere bene nel dettaglio com'è la scatola e tutto. Quindi cameraman, vieni pure più vicino. Allora inizierei senza distruggere tutto magari. Ok ragazzi, quindi questo è il davanti della confezione, quindi com'è da davanti. E poi invece abbiamo il dietro con il Dodder Lines, bellissima anche questa rappresentazione. Guardate che bello anche il dettaglio qui del biglietto e il timbro del volo. Quindi io direi che possiamo andare anche ad aprirlo adesso. Da qua sotto si apre, sì. Ah, c'è da tagliare anche questa parte qui, senza fare danni, appunto. Voilà, ecco fatto. E adesso lo andiamo ad aprire. Ecco qua, iniziamo dai Joy-Con, perché sono questi qua, sono diversi rispetto alla Switch che è classica. Quindi questo è il Joy-Con verde, secondo me è bellissimo, si vede cameraman. E invece di qua abbiamo il Joy-Con azzurro. E appunto questi due Joy-Con, anche questi sono modificati rispetto ai colori standard della Switch, e sono bellissimi secondo me, sono veramente belli dal vivo. Anche questo verde e menta è bellissimo, più che menta è più pastello, infatti sono due colori bellissimi. Anche i tasti sono meglio di quelli del Nintendo e sono molto simili a quelli della PlayStation. Questa è la vera e propria Switch, che da davanti è una Switch normale, ma invece quando poi la giriamo dietro ci sono tutti gli animaletti in rilievo. Non so anche come sono, ma penso che non si sentano al tatto, infatti non si sentono, almeno non so cosa sto toccando. Però guardate com'è bella anche dietro, e dal vivo è molto molto bella. Qui abbiamo questo affarino che non so
come si apra, ma tanto lo userò ben poco. Ah, ok, così, per metterlo in posizione qua sul tavolo, anche se vabbè è un trabicolo che non lo auguro a nessuno di utilizzare perché non mi dà l'idea di molta sicurezza, diciamo. Quindi niente, questa è la Switch in sé, pesa è un mattone, sta cosa è veramente un mattone, pesa un sacco, pesa sui 400 grammi, ma pesa veramente tantissimo sta Switch. E adesso quindi andiamo a formarla. Ok, messo il primo, messo anche il secondo, e questa è come appunto da davanti con dei Joy-Con inseriti. Guardate anche da di così. E da dietro invece è bianca. Ho apprezzato molto questo particolare dei doppi colori dei Joy-Con. Bella l'idea del bianco qui, e soprattutto perché questa cosa ha un senso. Infatti adesso, andando avanti con l'unboxing, vedremo che qua sotto ovviamente c'è anche, ok, qua c'è il codice, il download del gioco. Adesso vado a levare i controller, che di preciso non so come me vada fatto. Ok, vado a levare i Joy-Con, facile anche per chi non li ha mai levati. E vediamo una particolarità all'interno della confezione, cioè che questo affarino qua, questo è quello da mettere qua per quando si gioca magari multiplayer. E notiamo questo particolare del fatto che è verde come il Joy-Con, e quest'altro di qua invece è, oddio santo, casca tutto, è azzurro come appunto quest'altro Joy-Con. Poi abbiamo invece qui anche, abbiamo questo, è il controller che ti danno in confezione per quando volete giocare in modalità a distanza. Voi inserite i vostri Joy-Con, fate così, poi fate così, e questo è il risultato. Appunto, potete giocarci in mobilità, potete giocarci alla televisione. Cosa abbiamo qua ancora? Abbiamo appunto i cavetti, vabbè, che dopo vedrò come collegare, l'uscita HDMI e il caricatore leggermente piccolino USB-C. E adesso però passiamo a un'altra cosa molto importante, cioè la dock personalizzata di Animal Crossing. E non so se riuscite già a intravedere qualcosa. Sì, è al contrario. E bella, bella. Questa è la dock personalizzata appunto per il tema Animal Crossing. Si vede? E come potete vedere, il colore non è proprio un colore bianco puro, ma è un bianco quasi, direi, sporco, sabbia, diciamo. Sembra quasi appunto un colore che riprenda un po' la sabbia, e è per questo appunto il motivo perché dietro i Joy-Con sono bianchi, per riprendere il colore della dock. E secondo me è bellissima per soprattutto i fan della serie. Infatti abbiamo Tom Nook e Timmy e Tommy, dietro è classica, e qui ci sono tutti i cavi da poter mettere, tutte le uscite, tutte le varie porte, eccetera eccetera. Ah, e poi vabbè, qua sotto ovviamente c'è dove poter inserire la Switch. Adesso proviamo a inserircela subito. E inserita. Quindi questo è il risultato quando avremo la Switch inserita all'interno. Ci sono dei tasti nuovi che, per io che vengo dal mondo della Nintendo, non so bene come funzionino, tipo questi ZR, non so di preciso per cosa servano. Abbiamo un altro joystick, abbiamo anche qua il pulsantino per scattare le foto all'interno dei giochi, e questo è il pulsante per la home per trovarlo molto rapidamente. Poi adesso inizierò appunto a configurarla, a scaricarmici Animal Crossing, perché pesa abbastanza con il download code. Quindi niente ragazzi, spero che questo unboxing della versione speciale di Animal Crossing vi sia piaciuta. Una volta detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, e una volta detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ok ragazzi, allora... No, mi girano le palle altamente, mi girano le palle perché doveva arrivare oggi. Adesso ve la farò vedere bene.
A me quello che mi dà fastidio è che... Che palle.